che cosa ne pensa dell'Africa portata in piazza il 1° maggio. Dovremmo portare non solo in piazza, la dovremmo portare al Parlamento italiano, al Parlamento europeo, cioè dobbiamo convincerci che l'Africa, primo, è sulle nostre spalle. Secondo, se non affrontiamo i problemi dell'Africa non affrontiamo neanche i nostri problemi. In questo momento l'Europa sta dando tanto per l'Africa, ma in modo scordinato, no, sta dando tanto, sta dando un po' per l'Africa. Primo dovrebbe dare di più, ma soprattutto con una politica di aiuto all'Unione Africana, alla ricomposizione politica, perché se noi anche aumentassimo l'aiuto all'Africa, ma riproducendo le frammentazioni coloniali, qui interesse francese, qui interesse inglese, qui interesse tedesco, italiano, ma è finita. Diciamo. O noi facciamo con l'Africa un discorso di continente, di pacificazione, di riunione, e l'Africa fa un salto in avanti, se no anche l'aiuto, che oggi è scarso, non conta nulla. Quindi tendiamo a volere un'Africa che aiuta un'Africa, da spingere. Esattamente. Io quando sono stato Presidente della Commissione europea ho fatto anche il cammino ardito di aiutare anche una forza militare di pace dell'Unione Africana, sì. No? L'abbiamo finanziata, però è ancora fragile, è ancora... E i conflitti sono diminuiti un po', sì. Ma ovunque arriva un conflitto si va dietro 40 anni. Ed è un continuo, no? I grandi laghi, poi il Sudan, prima la Costa d'Avorio, no? Arriva un conflitto che riporta un gruppo di paesi indietro 30 anni e ritorniamo da capo. Comunque avere il nostro Presidente del Consiglio in questa piazza credo che sia molto significativo per tutti noi. La ringraziamo. No, io per quello non è un senso del dovere, ma è il piacere, no? Rinunciare a passeggiare è impossibile. E finché si può passeggiare con la gente che in generale è contenta, qualcuno no, ma vuol dire che le cose vanno bene. La ringraziamo tantissimo. Grazie, arrivederci. È stato un onore.